I danni massicci. Come funzionano? Scopriamolo insieme qui su Wikiroll. Saluti e frecce ragazzi e bentornati qui su Wikiroll. Oggi vi parlo dei danni massicci, una regola facoltativa contenuta nel manuale del Dungeon Master, un manuale per me essenziale e meraviglioso. Allora ragazzi, prima di cominciare, questa regola a me piace tanto 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 perché ha un'implicazione a livello di roleplay meravigliosa, ma ve la dico appunto alla fine. Iniziamo spiegando subito questa regola. Danni massicci. Pagina 273 del manuale del Dungeon Master. Applicando questa regola facoltativa, è più facile che una creatura sia abbattuta da danni massicci. Quando una creatura subisce da una singola fonte un ammontare di danni pari o superiore alla metà del suo massimo dei punti ferita, deve superare un tiro salvezza su Costituzione CD 15, altrimenti subisce un effetto casuale determinato da un tiro sulla tabella traumi, tabella che farò vedere tra poco. Per esempio, una creatura dotata di un massimo di 30 punti ferita deve effettuare quel tiro salvezza su Costituzione se subisce 15 o più danni da una singola fonte. Prima di vedere la tabella, ci sta dicendo appunto una cosa chiarissima, lampante, c'è poco da spiegare o da chiarire, in quanto è chiarissima. Se una creatura ha 30 punti ferite e ne subisce con un singolo colpo 15 o più, che succede? Succede che in questo caso viene considerato un danno massiccio, cioè con un unico danno, se una creatura piglia più della metà dei punti ferita massimi, succede che volendo, non è una cosa obbligatoria, non è una cosa che se l'applichi una volta devi applicarla per sempre, ma volendo puoi far sì che la creatura subisca un trauma. Quale trauma? Vediamo la tabella. Traumi. Qua ci fa vedere, come al solito, nelle tabelle, funziona in questa maniera. Si deve rollare quando c'è una tabella, oppure puoi scegliere il DM. Quella che preferisce. Di solito a gusto. Io a volte rollo, a volte scelgo io, dipende dalle situazioni, bla bla bla. Che succede? Se fai uno, l'effetto è la creatura scende a 0 punti ferita, cioè ti sta dicendo: se tu subisci un tale colpo, puoi rollare in modo tale che quella creatura perda completamente i sensi. Qua non dice muore, scende a 0 punti ferita, vuol dire che diventa morente, o che diventa morta, può morire, o che diventa priva di sensi. Scegli il Dungeon Master. Il perché lo vediamo, lo dico dopo. 2-3, la creatura scende a 0 punti ferita, ma è stabile. Quindi in questo caso non deve fare tiri di salvezza contro morti, ma è solo priva di sensi, ma non muore. 4-5, la creatura è stordita fino alla fine del suo turno successivo. Occhio alla condizione di stordito, perché è spettacolare. 6-7, la creatura non può effettuare reazioni e subisce svantaggi tiri per colpire la prova di caratteristica fino alla fine del turno successivo. Bellissimo. 8-10, la creatura non può effettuare reazioni fino alla fine del suo turno successivo. Quindi, ragazzi, bellissimo. Non voglio soffermarmi sui singoli effetti, perché ragazzi, anche questo video durerà pochissimo. Il punto è questo: di roleplay è bellissimo. Quando? Uno, subisci un tale colpo da destabilizzarti in qualche modo. Puoi farlo sempre, puoi farlo ogni tanto, ma soprattutto quando è che conviene farlo? Conviene farlo quando vuoi velocizzare. Quando si ha bisogno di velocizzare quella fight dove magari è troppo lunga, oppure si vuole creare una situazione per non uccidere i nemici, non far morire i mostri, non far morire l'NPC, ma farlo continuare a livello di trama, oppure spaventare qualcuno in modo tale che quello con un colpo singolo riesce a dare. Quello che è un colpo talmente tanto forte, quello sviene gli altri, tentano magari, pensano di fuggire. Insomma, di roleplay questa regola meccanicamente ti insegna come gestire un colpo ben assestato, ma non solo. Quando è che si hanno così tanti danni di solito?
o quando tu affronti nemici molto più deboli di te, oppure quando fai un critico. In quel caso stai dando anche al critico una connotazione maggiore a livello di interpretazione oltre che meccanico. Per questo questa regola, secondo me, è bellissima e andrebbe applicata molto più spesso per, ripeto, velocizzare, ma rendere i colpi, le fight e tutto ciò che concerne appunto il danno più interessante, più vario, e non far finire la fight con la solita morte o con la solita fuga, non solo. Perché pensate, ragazzi, che molto spesso si pensa che le fight devono finire con la morte, quando in realtà una fight, se voi pensate ai Final Fantasy e altri ancora, possono finire in molti modi. A volte è un nemico che si è indebolito a un certo punto e decide di andarsene, o fugge, oppure succede un qualcosa, e la fine della fight, sotto un punto di vista narrativo, quindi di zero punti ferita, non equivale per forza alla morte del PG, ma può equivalere invece al ecco che arriva questa nuova scena. Queste regole, così come altre che vedremo, fanno parte di quel filone dove meccanicamente ti risolve una questione narrativa. Quindi prendiamolo come primo video di una serie dove la meccanica aiuta principalmente la narrazione, e nel frattempo vi consiglio di usarla. Magari non sempre, magari non mai, ma ogni tanto, che è davvero bello. Detto questo, grazie mille ragazzi, video brevissimo, wow, grazie mille ragazzi, come al solito se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, tutti i nostri link sono in descrizione, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video qui su Wikiroll.